Allora, prima di tutto grazie davvero di essere venuti, perché per me questa è una festa che volevamo fare con i nostri amici del paese di calcio, quelli che sono più vicini, e anche con quelli che sono venuti dalla Valsassina o come Guglielmo, da non so, a caso di Dio, da che abiti tu, non lo so. Da Roma. E ci tenevamo perché questa cosa la ripeteremo in un contesto molto diverso, molto più formale, che è 2 giugno a Milano, alla Fiera Internazionale della Musica, dove faremo uno showcase del disco e con altra gente, che per noi è un'esperienza nuova. Abbiamo pagato, mi ha detto Stefano, perché se no non ci facevano soldi. A parte i scherzi, no, è vero che ho pagato. La premessa è, cercavamo all'inizio volevamo un ambiente consono a quello che è il tema del nostro disco. Il nostro disco in realtà parla di calcio, parla del nostro territorio, di come è cambiato da quando io ero bambino e con mio nonno Vittore andavo nei campi e come è cambiato adesso. Tutto quello che è cambiato in bene per alcune cose, ma in male, per molto male per altre dal mio punto di vista, è diventato una sorta di pensiero, di ossessione, che poi si è liberata grazie a un libro che i Navigli raccontano del signor Cattaneo, che ha scritto un po' di anni fa, che erano una serie di novelle che parlavano di calcio, dell'antichità di calcio, dei personaggi un po' inventati, un po' veri, come Campanù, che è il nostro praticamente personaggio principale di questo disco. E ho pensato, immaginati se Campanù da un rientro dei suoi in queste cascine dove lui con il suo cilindro allietava le feste dei nostri amici contadini, una sera dopo aver bevuto un po' si addormenta e la mattina dopo si sveglia e è il 2018 e resta un po', insomma, così, dice cosa è successo, no? E ho detto, questa sarebbe la via giusta per dire quello che penso, perché mi piace dire quello che penso, ma per non essere neanche troppo maleducato o stronzo, scusate il termine, perché tante volte si rischia anche quello. E secondo me è una bella cosa, perché alla fine il racconto finisce bene, il nostro disco finisce bene, nel senso che lui ritorna all'epoca da cui è arrivato, cioè all'inizio del Novecento, e il nostro mondo praticamente si rinnova, non grazie al nostro aiuto, perché noi lo stiamo devastando, però si rinnova da solo. A tal proposito volevo ringraziare veramente tutti gli amici che ci hanno aiutato a fare questo disco, in primis Giuseppe Ciclognani, che si vergogna, non vuole mai che venga nominato, però ha un grosso merito insieme a Elena e a tutti quelli dell'amministrazione comunale. Non sto leccando il culo, mi raccomando. Però il grosso merito, lo dicevo prima a Elena, di averci fatto conoscere gente come i Romagnosi, che hanno fatto queste splendide fotografie nostre, non perché siamo belli noi, ma perché sono belle le foto, e anche del video del ponte, di un brano del nostro disco, girato al Pugò, qui, e ci hanno messo in contatto con altri artisti come l'amico Beppe Corna, e veramente per me io ho rivissuto calcio, io il calcio non lo vivevo, non mi avrete mai visto in giro calcio. Da quando invece poi ho ricominciato a frequentarlo e a conoscere queste persone e a condividere qualcosa che a me interessa, perché a me interessa l'arte, la cultura e tutto il resto, insomma, per farla breve, grazie e godetevi il disco. L'unica cosa è che l'ambiente non è dei più ideali per ascoltare musica, però cercheremo di non
di non pettinarvi troppo. Se vuole poi Laura, ci saranno dei piccoli intermezzi, perché il disco è in quattro atti, cercheremo di non annoiarvi, e se vuole poi Laura vi leggerà anche un brano di questo libro da cui è tratto il disco. E ci sono degli ospiti che hanno suonato nel nostro disco, c'è Simone del coro di Emus, Cristina, e ci sono i Eurobian Pipes che sono di là, che adesso arrivano, e ci sono i Baguetteer, c'è Domenico che è il rappresentante di Baguetteer, e niente, buona serata, grazie di essere venuti e spero che vi divertiate, insomma. Grazie. Thank you.
da pistola. Thank you.
dice? Andiamo a vedere. Non me l'ero proprio preparata, però ci sono due frasi del libro che parlava Alfio. Allora, una è proprio breve e dice un po' l'animo di questo campanone. C'era una persona che soffriva il mondo degli altri perché lo intravedeva solo in lontananza, ma godeva il suo lì vicino. Quell'altra era lui. Allora, volevamo dedicare due minuti ai nostri amici degli European Pipes che sono venuti anche oggi. Oltre ad aver suonato nel disco, ci hanno fatto veramente un grande, per noi è stato un grande onore, e oggi sono venuti comunque sfidando la neve e pur Jan. E poi, cioè, voglio dire, cavolo, che look, cioè, era tutti i giorni. Facciamo veramente, dedicare una parentesi a loro, che facciamo veramente di gamba. Loro sono due rappresentanti di questa banda che c'è da Luca quando? C'è dal 2010. E come mai questa passione per la... Mi sembra di essere un po' marzullo. Ma perché no? Come fai a spiegare? È la Scozia. Perché è proprio la Scozia, perché è proprio il rock, perché la musica non ha confini, quindi... A noi è piaciuta la Scozia, a me per certe ragioni, quelli per altre, però c'è quelli no. E poi ci siamo trovati per questi 15 di matti appassionati di Scozia. Sì, però sono i 15, noi siamo stati nella borsa alla prova. Ci siamo fortunatamente trovati da allora, litigando e amandoci, litigando, siamo ancora insieme. Allora, siete, perché siete bravissimi, poi create un'atmosfera, c'è stato... Guglielmo prima che mi ha detto non sapevo dove andare, poi ho seguito il suono delle cornamuse e sono arrivato a cavolo. E cosa volete farci ascoltare? Come... Allora, noi faremo ascoltare qualcosa che è un po', diciamo, la musica leggera della cornamusa. Non vi faremo ascoltare delle marce militari, cose troppo seriose, ma delle cighe, che è musica per danza, introdotte da un'aria lenta, qualcosa di... Sì. Però un po' assaggiare di grazie. Però abbiamo fatto sì.
Thank you.
mi rompo le balle. Siamo a metà comunque, abbiamo quasi finito. Allora, anche le coriste, cioè io devo davvero ringraziarle tutte voi, perché sono veramente due persone fantastiche, ma sono veramente belle. Abbiamo avuto la fortuna di trovare Daniela e Cristina, che sono di calcio, con due voci bellissime ma diversissime, che insieme si sposavano da Dio, e veramente grazie davvero, perché è bellissimo avervi con noi. Insieme agli amici degli European Pipes abbiamo voluto fare anche un omaggio alla cornamusa bergamasca con il baghettiere di Casnido. Abbiamo Domenico Aglioni, che è un rappresentante dei baghettieri di Casnido, anche se lui è di calcio, ma è di Casnido. E anche a lui, siccome anche a loro, io ero completamente ignorante in questa cosa, e sono due strumenti molto simili ma diversi, cioè obiettivamente diversi, con suoni diversi. Ci ho messo un po' a capirlo, però alla fine ce l'ho fatta. E te come mai che parliamo in bergamasca? Come mai? Cioè, dal sax alla cornamusa. Ho fatto un anno a Casnido di Passeriano e sentivo parlare di questo strumento, che quando l'ho sentito mi è piaciuto. E no. Il sax lo suono ancora comunque. Sì, no, lo so. Però quando mi hanno detto domenico, ho detto dai, bello, strumento particolare, puoi descrivercelo un attimo, perché... Praticamente il funzionamento è simile alla cornamusa di prima. Questo è probabilmente, poi mi correggeranno, però è il papà della cornamusa. Sì, zitello, Vincenzo ce lo confermava, mi sembra. Sì, è l'antenato della cornamusa scozzese, è portato dalla famiglia McCrimmon. Cioè, vuol dire che i bergamaschi hanno dato via. È la gara diffusa del cremonese e del bergamasco. Gino McCrimmon. E ci fai sentire qualcosa, dai, anche se sei da solo. Di bergamasco. Di bergamasco. Che sarebbe? Qui è l'indio, si chiama Faccia Rossa, no, dei mille. Quindi Domenico Aglioni. Sotto i balconi.
Thank you.
per gli uomini che custodiscono nel cuore la semplicità, perché per loro tutto è naturale e credibile, come la favola del nascere che tramonta nel morire. Lì, dentro a loro, vecchi ricordi scavano un nuovo naviglio dalle acque placide e meravigliosamente limpide. Dedicata al mio amico Piero. Thank you.
prima di tutto ringraziare tantissimo il coro a Diemus, la scuola Cantoni. La nostra visione del futuro.